Appena finita la live, regà, ieri abbiamo tremato. Ieri è successa una cosa che insomma ce la siamo fatta un po' sotto perché Allegrelli, il nostro personaggio, è stato riconosciuto nella truffa N26, quella che oggi oserei chiamare la banda di N26. Quindi qualcuno ha detto: ma questi già hanno riconosciuto subito il nome Allegrelli? Me ne sono accorto pure io. È evidente che hanno riconosciuto Allegrelli, ma perché Allegrelli è così famoso? Ma a me piacerebbe pensare e dire che la celebrità di Allegrelli è arrivata a questi livelli. Purtroppo no, non per tutti. Tanto io adesso voglio richiamarli con voi con una nuova numerazione e comunque nascondendo il numero, vediamo. E in realtà ho scoperto una cosa che pure voi rincoglioni vi sareste potuti ricordare, ma figurati, insomma, la sono ricordata io, figuratevi voi. Noi con questi ci avevamo già parlato. E quindi oggi, se avete perso in descrizione trovate la prima parte, però intanto vedete questa e poi recuperate la telefonata finita male di ieri. Oggi non ve la faccio risentire tutta perché l'ho fatta sentire ieri. Quindi oggi sentiamo una nuova telefonata. Intanto riprovo, vediamo se riesce. E intanto vediamo di capire se oggi sono N26 o BNL. Benvenuto in N26 Oggi Bank. sono Vi N26. informiamo che tutti gli operatori rispondono dall'Italia. Grazie. Se hai già un banca N26, Ieri in chiedi effetti sembrava maggiori italiano. informazioni e supporto. Premi 1. Se sei interessato a Proviamo conoscere i uno. nostri... Spingiamo, cambiamo bottone, tanto immagino riporta sempre la stessa conversazione. Se mi rispondono camuffo un po' la voce. Pronto, buonasera. Provo questa, faccio pronto, buonasera. Ok. Vediamo se mi rispondono e poi vi faccio sentire la banda di N26. Perché poi nella telefonata di ieri c'è un momento preciso. Oh, se rispondono ci cioè, svagano. C'è un momento preciso dove loro riconoscono Allegrelli. E poi vi faccio sentire quando ci avevamo parlato e com'era finita. Perché l'altra volta era finita. Pronto? Pronto, buonasera. C'è nessuno? Rispondono e attaccano. Questo mi fa pensare che sentono che Allegrelli li sta braccando. Mi dà anche un po' di soddisfazione. Peraltro in descrizione metto il numero perché voglio che sia rintracciabile tramite Google quando uno cerca questo numero di telefono per aiutare le persone a non essere fregate. Facciamo anche qua un'opera di servizio, sono sicuro. Quindi potete provare a chiamare a vostro rischio e pericolo anche voi, magari mettete cancelletto 31 cancelletto, ma evidentemente oggi hanno tutte le operazioni ferme e chissà per quanto tempo, perché si sentono braccate, come in effetti è, da Allegrelli che sta provando a richiamare. Questo mi dà tanta soddisfazione perché significa, ok, niente, non si riesce più a prendere la linea adesso, significa, cosa buona, che non stanno fregando altre persone, gli ho fermato il business anche se so che è solo per qualche ora e magari solo da questa numerazione. Niente, da chiamata terminata immediatamente, quindi adesso appena sentono qualcuno che li chiama, staccano proprio, hanno troppa paura che siano in video qui su Junkanet. Vi ringrazio, vi faccio sentire il momento in cui ieri hanno scoperto chi ero e soprattutto perché già sapevano chi ero. Prima di fare questo vi chiedo un favore, almeno abbiamo detto l'obiettivo nostro è arrivare almeno a una decina di abbonamenti al giorno, quindi se è possibile una donazione, se non siete ancora abbonati fate l'abbonamento, se siete già abbonati o volete contribuire in maniera più consistente vi ricordo che c'è l'abbonamento a Junkanet Club Plus, un abbonamento a 19,99 che vi permette sempre di accedere ai contenuti esclusivi di Junkanet Club, ma anche di partecipare direttamente alle storie del canale. Poi nelle live già ve l'ho spiegato, continuerò a spiegarvi in che cosa consiste. Domani, peraltro, giovedì siamo live praticamente tutti i giorni su questo canale, quindi iscrivetevi e oltre a questi video più brevi, godetevi le live. Andiamo avanti con la telefonata. Id
Vod. Ok. Lei ci aveva già contattato precedentemente? No, sì, prima. Ho appena ricevuto l'SMS, però non rispondeva nessuno, mi dava attesa. Un quarto d'ora, poi sono dovuto riandare a lavorare. Poi ho controllato l'app, mi sono tranquillizzato perché non è successo niente sull'app. Ecco, non c'ho soldi spariti. Poi io lì c'ho 3.000 euro, non è che c'ho insomma un miliardo. Però adesso ho trovato. Mi sente? Ecco, a risentirlo io ieri non avevo la stessa lucidità, anche perché avevo fatto la live, altri due video, poi ho fatto il videoblog per gli abbonati della sera, insomma. Non mi sono accorto subito, ma questo è il preciso momento, forse voi ne siete accorti, in cui lui, vedete, qui si assenta un secondo, perché qualcosa non gli quadra, riconosce la voce, riconosce qualcosa che già ha sentito prima, tra poco vediamo quando l'ha sentito. Però mi sono nome e cognome, così facciamo una verifica immediata. Allora, io sono Fabrizio Allegrelli. Allegrelli con due L, così sono registrato sulla banca. Ma attaccato. Eh sì, nella prima interruzione, nel primo pezzettino di telefonata, ripeto, dopo andate a recuperarla tutta, si capisce che lui a un certo punto, mentre io parlo, si stacca dal telefono, evidentemente chiede a qualcuno che c'ha vicino, si sente, lo sento assente, intanto infatti io gli chiedo, ci sei ancora? E poi nella seconda parte, per verificare, ho detto, chiedigli subito il nome. Chiede il nome, io ovviamente, perché è parte dello show, do sempre lo stesso nome del nostro supereroe. Non so se avessi detto un altro nome, se avessi comunque superato la cosa, però secondo me loro ormai troppo si erano insospettiti e quindi mi attacca in faccia. Ma perché Allegrelli è così famoso? Perché i video di YouTube, ma magari, sì, li state vedendo in tanti, io sono contento, tanti si stanno iscrivendo al canale, tanti si stanno abbonando, tanti mi mandano messaggi privati pieni d'affetto e di amore, ma soprattutto loro in realtà mi hanno riconosciuto per un'altra ragione, perché noi con questi rincoglioniti che non si dà, noi ci avevamo già avuto a che fare, e devo dire che se non mi è venuto in mente a me, figuratevi a voi, insomma, che ci avete anche una vita, che ci avete altro da fare. Ma adesso quindi ripropongo la telefonata, perché la banda di N26 noi l'avevamo già pizzicata, probabilmente sono sempre loro, ogni tanto cambiano numerazione, che abbiamo visto switchano anche un po' da N26 a BNL, ma insomma pesca a strascico anche a non abbonati N26, tanto lo dice, se mando 1.000 messaggi trovo 100 abbonati N26, uno ci casca e li secchiamo. Quindi finalmente possiamo sapere come sarebbe finita la seconda parte della telefonata, perché nella prima volta che li abbiamo sentiti la seconda parte c'è stata, ma soprattutto è anche un momento così, anche un po' commovente, anche un po' di nostalgia, perché fa parte del primo storico video che ha dato un po' origine a questo format, che ha dato poi origine a tutto il canale, che lo ha reso più popolare, perché è il primo storico video, quindi tanti non l'hanno visto, perché è il primo storico video del canale, delle teche, quindi apriamo le teche, Giancanet, teche, che è una roba proprio, dove si fa, regà, dove si fa, ho fatto questo video, e due mesi e mezzo fa, se non è due mesi e mezzo fa, ho fatto questo video, e poi è partito il loop della serie Scan TV, poi il giallo della truffa misteriosa, poi siete arrivati voi, insomma, e lì è finita Tarallucci e Vino, e il canale è diventata questa strana creatura che sta rallegrando tanti di voi su YouTube Italia. Rallegrellando. Quindi ripropongo la telefonata che fu con la prima N26, ecco perché mi hanno riconosciuto. Sono loro, erano altro, ma sono sempre loro. Quindi loro sicuramente avranno recuperato il video, perché poi io l'ho chiamato N26. Quindi ufficialmente questa è la banda di N26. Raga, rivedete questo video, godetevelo. Commentate, mettete like, che aiutate il video, aiutate il canale se non potete contribuire con la fresca, con un piccolo abbonamentino, ma soprattutto restate, sintonizzate, perché comunque non finisce la banda di N26, mi incuriosisce, utilizzerò un'altra numerazione e noi adesso li facciamo un po' calma le acque, perché evidentemente, vedete, oggi loro aspettano nuovi attacchi dal nostro supereroe Fabrizio Allegrelli, sanno che li avremo richiamati, sapevano li avremo richiamati, quindi magari facciamo passare un po' di giorni ma li richiamiamo, o comunque segnalatemi se vi arrivano altri messaggi da finte N26 o comunque da altre finte banche, perché vogliamo stargli dietro e saperne di più di loro. Peraltro so tra i pochi italofoni di questo canale in questo momento, no? La telefonata, via.
Salve, buongiorno. Ho ricevuto un SMS di allarme sul mio telefonino riguardo N26, ma non ho capito però il senso. Che succede? Che tipo di SMS hai ricevuto? Così verifichiamo subito. Ho ricevuto l'SMS che la mia carta è stata associata ad un altro dispositivo, però questo potrebbe essere avvenuto ma giorni fa. Invece è arrivato oggi, mi devo preoccupare? Sì, se è arrivato oggi, sì. Lei per caso ha cambiato cellulare, per caso? Sì, però circa un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, quindi può darsi che sia arrivato tardi l'SMS. Abbastanza tempo fa. Guardi, se mi conferma un attimino il suo nome e cognome, così lo verifichiamo subito. Se ha cambiato cellulare qualche mese fa, e solo adesso ha ricevuto la comunicazione, Sì, le chiedo po davvero un attimino il perché. Allora, mi è arrivato con un ID, un riferimento ID. Le posso leggere questo? Confermi l'ID che ha ricevuto, sì, certo. Ecco, no, che la sento male. Allora, Savona, Domodossola, Udine, 5N. Ok, allora se mi conferma il suo nome e cognome, cortesemente. Fabrizio Allegretti con 2G. Fabrizio, che la sento un po' distante, eh? Ok. Riesce a sentirmi? Sì, Mi sì, sì. confermo il suo Oh, sì, sì, lo so perché sto in giro, ho ricevuto l'SMS e mi sono fermato perché mi sembra nome? pericoloso, Allora, signor diciamo. Fabrizio, lei ha cambiato cellulare, adesso ha un cellulare Android oppure Apple? Android. Pure prima, però. Ok, ha sempre avuto un Android. Allora, guardi, se la sua carta risulta associata ad un nuovo dispositivo, non c'è da escludere che possono esserci stati pagamenti in corso sul suo account. Quindi se potrebbe accedere un attimo alla sua app, così lo verifichiamo insieme. Ok? Mi ripete quest'ultima frase? Ho detto se potrebbe accedere immediatamente P alla app, potesse? così lo verifichiamo insieme. Ok? Ok, lo faccio da smartphone, non so se ce la faccio. Ok, sì, ce la faccio, perché ho connessione wifi. Mi dica. Allora, accedo un attimino alla sua app N26. Allora, un attimo che è un po' lenta, che ho la connessione. Ma lei da lì riesce a vedere se ci ho avuto addebiti, movimenti bancari strani? Dobbiamo verificarlo insieme, quindi se non appena ha fatto l'accesso lo verifichiamo, va bene, signor Fabrizio? Ok, fatto, ce l'ho fatta. Allora, se li conferma immediatamente il suo saldo disponibile completi centesimi dopo la virgola, così facciamo anche noi delle verifiche interne. Allora, il saldo è 1964,40 sul conto principale. Però non c'ho altri. Ok. No, no, non ce li ho su altri spazi. No. Ok, solo un istante, va bene. Lascio un istante in attesa, faccio una verifica approfondita. Sì, grazie. Allora, considerate che a questo punto io gli ho dato l'ID, perché mi è arrivato un ID sul numero di telefono, l'ID che gli ho dato è sbagliato e a lui non se ne è accorto e gli ho dato un nome e cognome sbagliato. Oltre, diciamo, ad avere difficoltà evidenti col congiuntivo, questo adesso mi ha messo in attesa e sicuramente adesso, quando riprenderà la linea, mi dirà che qualche azione sospetta l'ha trovata. Allora, signor Fabrizio, praticamente può stare tranquillo del fatto che non ci siano stati pagamenti in corso sul suo account, quindi innanzitutto può stare tranquillo su questo e non vediamo richieste praticamente di accesso da nuovi dispositivi, quindi nessun altro ha provato ad associare la sua carta. Ah, quindi era un errore. Ok. No, no, in realtà non è un errore perché c'è comunque una segnalazione interna, dovuta al fatto che il suo dispositivo non risulta certificato. Questo cosa vuol dire? Che la sua carta in automatico non è associata al suo dispositivo. Dato che questa pratica era diventata obbligatoria dal 1 gennaio 2024, praticamente quello che lei ha ricevuto è una segnalazione che può comportare dei blocchi cautelativi, proprio perché, come le indicavo, è diventata obbligatoria e lei ha lasciato la pratica di certificazione in stand-by, ok? Ok, ma questo lo vede dal mio account? Guardi, dovrebbe. Lei poco fa, quando ha fatto accesso all'app, le è uscito un modulo. Io non so se il modulo riesce ancora a vederlo perché la pratica risulta scaduta. Però
dovrebbe uscire di nuovo dall'app N26, rientrarci e vedere se non appena c'è l'app c'è un pop-up, quindi un modulo dove le indica certifica il tuo dispositivo. Se non c'è il modulo vuol dire che è scaduto, quindi ti indicherò poi come fare, ok? Quindi guardi un attimino, Sì, lo provi sto. a chiudere l'app e riaprirla, ok? No, non mi appare. Mi dà solo il conto principale. No, vuol dire che la pratica è scaduta perché internamente c'è una segnalazione. Ecco per quale motivo riceve questa comunicazione. Allora, diversamente, se a qualche minuto dobbiamo certificarlo online, quindi scaricare il modulo online e certificarlo insieme. Se a qualche minuto le indico come fare, va E bene? se riesco, perché sono, come le dicevo, sono in macchina, quindi se non c'è un'urgenza, mi dica qual è la procedura, cioè se serve il computer, magari. Devo assisterla? No, non c'è bisogno del PC, ma avrà bisogno del cellulare dalla quale all'app. Dove stiamo Ma parlando, quindi obbligatoriamente da lì. Ah, ok, va bene. E le servono documenti miei? No, non ci occorre nulla. Dobbiamo solo scaricare il certificato online e provare a certificarlo insieme. Quindi non avrà bisogno di documentazioni, nulla di nulla, ok? Seguo un attimino su Chrome, proviamo un attimo a scaricarlo, sempre da cellulare. Ok, quindi apri il motore di ricerca Chrome, per favore. Sì. Allora, dove c'è scritto circondi di indirizzo in alto, ti Sì. indico cosa digitare, va Sì. bene? Allora, www, Sì. Ecco, un secondo, già mi sono incastrato. Sì. punto certificato. Sì. Di nuovo punto app con 2P, quindi ancora fare a Palermo. Slash Sì. N di Napoli maiuscola 26 numerico, quindi N26 con la N di Napoli maiuscola è 26 numerico. Ok. Provi a fare, vai a un cerca, dovrebbe chiedere di scaricare un modulo, mi indichi tutti i passaggi che vedo, così la seguo io per fare in fretta, ok? Ok, un secondo. Sì. Mi si è cancellato N26. No, ok, ecco, ce l'ho qui. Ok, cosa le è uscito? Sta caricando. Ok, probabilmente la connessione non è delle migliori. Comunque, vediamo se riesce a Allora, scaricare. mi dice giustamente sospetto phishing, che non so che vuol dire warning. Allora, forse ha scritto un po' errato quello che l'ho detto. Possiamo riavviare di nuovo lì? Allora, un secondo che faccio indietro, forse ho scritto male l'indirizzo, è certificato, giusto? Perché ho bisogno di questo certificato. Punto app. Glielo ho ridetto, ok? Sì. www con tre volte w, punto certificato, Sì. punto di nuovo app con 2p, quindi ancora Palermo Palermo, adesso slash Sì. Sì. n di Napoli maiuscola, Sì, maiuscola. Ecco, 26 numerico, sì, forse. maiuscola, 26 numerico. Ok. Ok, Provi a sì. fare, vai a cerca. E mi sta scaricando un APK. Ok, sì, praticamente il download è in corso. Sì. E praticamente voi dall'APK riuscite a vedere i miei dati, giusto? Cioè, riuscite a vedere i dati dell'app. Assolutamente no. No, e che serve sto certificato? Mi scusi che non ho capito. Come le dicevo, per certificare il suo dispositivo. Ok, no, io guardi, perché le dico la sincera verità, sto cercando, siamo su un canale YouTube e sto cercando di capire come funziona la truffa. Quindi sono molto curioso, quindi non le... Mi ha attaccato. E quindi è così che avrebbe proseguito la telefonata, è così che funziona la truffa della banda N26, quindi con il tentativo di installazione di una PK, che è un programma installante che si piazza, proprio detto volgarmente, sullo smartphone e poi fa delle cose, probabilmente sta lì per rubarvi i dati, vi entrano nel telefono, rubandovi i dati bancari, dati personali, eccetera, eccetera. E questo era un po', ripeto, il video di esordio del canale, forse oggi lo condurrei meglio, ma la speranza è l'ultima a morire perché anche la fonica, se vi ricordate, nella prima puntata, se l'avete notato, Allegrelli era ancora Allegretti, era un primo tentativo,
di cognome inventato, poi è diventata Allegria, manco mi ricordo perché, le cose succedono, non le puoi controllare, quindi poi Allegretti è diventato Allegrelli. Comunque fatto sta che nelle prossime ore, ripeto, facciamo calma un po' le acque, tanto abbiamo tante storie da raccontare sul canale, abbiamo le live tutti i giorni praticamente, quindi iscrivetevi, vi arriva la notifica, in descrizione trovate link al canale Telegram e canale WhatsApp, dove vi aggiorno quando c'è qualcosa di nuovo, anche su questo caso. Noi tanto io li richiamo, dove vanno? Dove scappano? Dove vanno? Pettetti. Peraltro oggi siamo più formati, li investigheremo meglio, ad esempio anche sulla pick up, su quel tipo di file, perché abbiamo tante collaborazioni, tanti tecnici informatici, siamo una banda dei matti, la Justice League, che combatterà la banda N26. Ci vediamo tra poco.